Buongiorno, buonasera, Marco PT, video di rettifica in merito all'allenamento delle cosce, mi sento in dovere di chiarire alcuni punti in merito ad alcuni esercizi satellite che compongono spesso nelle palestre l'allenamento delle cosce. Mi riferisco allo stacco a gambe tese e all'affondo sul posto o all'affondo camminato, quindi stacchi rumeni e affondi. Nel mio video sull'allenamento per le cosce forse sono stato un po' sbrigativo nel liquidare questi esercizi senza addurre spiegazioni convincenti o comunque documentate. Allora, premetto che lo stacco a gambe tese io sono perfettamente in grado di eseguirlo. Ho fatto anche diverse ripetizioni consecutive con 170 kg, utilizzando la schiena perfettamente tesa e le ginocchia appena sbloccate, portando il carico dal suolo fino in cima, quindi full range of motion, schiena dritta, gambe appena sbloccate, quindi sono perfettamente in grado di fare questo esercizio. Detto questo, lo stacco rumeno non è nei miei sogni come esercizio perché è un esercizio destinato a un tipo di pubblico di livello principiante o intermedio. Essendo io un atleta avanzato, non nel senso che sono un campione mondiale, ma nel senso che ormai la mia genetica l'ho spinta al limite da natural, preferisco nel mio caso concentrarmi su esercizi più completi, più performanti. Lo stacco rumeno può essere utile per lavori di allungamento sui femorali, può essere utile per lavori di tonificazione eseguito con carichi blandi, nelle routine di bodybuilding magari femminile. Per carità, nulla contro lo stacco rumeno in sé. Io, al mio livello di allenamento, non lo utilizzo più. A onor del vero, neanche i miei clienti lo utilizzano e hanno eccellenti risultati attenendosi a un protocollo che eseguo anch'io. Tuttavia, la miscela di stacco sumo e front squat per alcune persone è un po' ostica, quindi può essere integrata da questo famoso stacco rumeno e fin lì tutto bene. Tuttavia, il problema qual è? È che io non ho alcun bisogno di effettuare lo stacco rumeno. Il secondo problema è che lo stacco rumeno è un monoarticolare a carico pesante che mette in leva diretta il rachide lombosacrale. Ora, se uno ha un rachide d'acciaio, una muscolatura allenatissima, può anche farlo, ma andrebbe comunque a togliere energia dal lavoro per le cosce che dovrebbe basarsi su ben altri movimenti. Se io devo fare un lavoro specifico per il bicipite femorale, per gli ischio-crurali, preferisco farlo sotto forma di stuccatura, sotto forma di esercizio satellitare, dopo aver fatto le principali accosciate multiarticolari, quindi un lavoro alla leg curl. Peraltro non sono neanche un fan della leg curl, però almeno a differenza del sumo, a differenza, scusate, dello stacco gambe tese, è un esercizio innocuo. Per quanto riguarda gli affondi a me non piacciono perché mettono in grande stress articolare il ginocchio, sia la gamba posteriore che la gamba anteriore. Io ho eseguito affondi molto pesanti, toccando col ginocchio posteriore il suolo, per far capire che lavoro sempre in arco completo, nel pieno rispetto dell'esecuzione. Tenevo il bilanciere addirittura tra le gambe, quindi sul piano sagittale delle cosce il bilanciere era in trasversale ed era sotto il bacino. Facevo affondi sul posto con bilanciere impugnato per traverso, sotto il bacino con le gambe che lo scavalcavano, toccando, ripeto, con il ginocchio posteriore, quindi con le gambe messe a svastica, andando su e giù sul posto. Ebbene, pur eseguendo alla perfezione questo esercizio, pur utilizzando carichi anche molto alti, l'esercizio in sé mi creava problemi alle ginocchia. Gli affondi camminati non mi piacciono per lo stesso motivo, più un altro motivo, cioè che oltre ad essere dannosi per le ginocchia e secondo me anche per l'anca, portano un praticante, un soggetto a vagare per la palestra, attraversando i corridoi della palestra, con questi manubri in mano o addirittura con un bilanciere sulle spalle, rischiando di andare a sbattere contro un poveretto che magari vuole soltanto tornarsene in spogliatoio e che deve fermarsi come a un incrocio e lasciarlo passare.
Quindi esercizi abbastanza impraticabili in una sala pesi affollata, che creano anche un po' di scompiglio. Adesso sicuramente arriveranno i colossi da 130 kg a dirmi: ma io faccio gli affondi al parcheggio come Coleman con 100 kg sulle spalle e mi faccio tutto il parcheggio 20 volte. Ragazzi, buon per voi, io non faccio gli affondi, non li consiglio come esercizio, li ritengo un qualcosa di marginale e di trascurabile. Attenzione, sia gli affondi che lo stacco a gambe tese possono trovare spazio in delle routine molto particolari per soggetti altrettanto peculiari. Ma è lo stesso parallelo che potrei fare con le rotelline per la bicicletta. Io non ho niente contro le rotelline nella bicicletta, perché un ragazzino, un bambino o un fanciullo che debba imparare ad andare in bici avrà per forza di cose bisogno delle rotelline nella ruota posteriore. Una volta che il bambino riesce a tenersi in equilibrio sulla bici, le rotelline vengono tolte e non vengono più installate. Il bambino ormai sa stare in equilibrio e va per la sua strada con la bicicletta normalmente, senza rotelline. Una volta che impari ad andare in bici, non lo dimentichi più, quindi non ha più senso reinstallare le rotelline. Quindi in alcuni casi, ripeto, alcuni casi, ma molto particolari, c'è spazio per lo stacco gambe tese e per gli affondi, non camminati, affondi sul posto, ma sono veramente una casistica molto ridotta. E io non ho niente contro lo stacco gambe tese o contro gli affondi, però essendo parte di una casistica molto molto ridotta, non li considero esercizi da mettere in scheda su atleti normali. Io non li eseguo, so eseguirli, ma non lo faccio. I miei atleti in scheda non li hanno. E questa è la storia. Non volevo assolutamente sembrare aggressivo, sembrare greve o pesante. Semplicemente ho fatto questa rettifica perché ne sentivo quasi il dovere. C'erano delle persone che erano rimaste un po' perplesse da queste mie affermazioni in merito allo stacco rumeno e gli affondi, e spero di aver fatto chiarezza. Grazie comunque a tutti per l'attenzione. Marco PT, alla prossima.